Non credi che abbiamo qualcosa da dirci? Su cosa? Su come correrò? Certo. No, su come sei riuscito a restare vivo finora. A stoffa, secondo te? Sì che ce l'ha, sa correre oltre i limiti delle gomme, del motore, del telaio, di tutto. Io devo poter fare di tutto in corsa. Ecco qual è la differenza tra noi due, io ho dei limiti. Vuoi che io lavori al box mentre tu guidi? Vai forte. Grazie. Ora fattene una tua. Ho cercato di attirare la sua attenzione. Beh, ci è riuscito. Mi sono ritrovata in una giungla. Sia gentile, la porterò a una corsa. Non posso, sul serio. Sono un medico e sono di guardia. Pensi di poter guidare meglio? Posso darti ascolto per quanto riguarda la macchina, ma per me stesso non do retta a nessuno. Non voglio che si faccia una brutta opinione su di lui. E poi lui ora ha paura. Ha bisogno di essere rassicurato sulla sua salute. Come hai potuto ignorarmi così? Non ti ho ignorato affatto. È il suo dottore. Il rischio è la cosa più eccitante per un pilota. Ma perde quello di cui ha più bisogno, più della vista, più dei suoi riflessi. Più di ogni altra cosa al mondo. Ho corso con le gambe rotte, il cuore impazzito, con gli occhi che mi schizzavano dalla testa come molle. Perde il piacere. Perde il piacere di guidare entro i limiti della sicurezza. Non credo che tu possa farlo. Quanto tempo ci vuole per scoprire? Se sei bravo, tu puoi solo tornare a correre. O solo fortunato. Se risali su quella macchina, morirai!